alla fine. Dai, mio. Scusate, eh. Fai ciao. Buona fine di questo stramaledetto 2020, non se ne può più. Buon inizio di questo 2021 che sicuramente ci porterà qualcosa di migliore. È come tanti di voi, immagino, in casa in quattro a fare la torta cameo, a guardare in questo momento Rai 1. C'erano prima i 44 gatti, adesso c'è Piero Pelù. Da una parte c'è una bisca dedicata al burraco, dall'altra c'è la Mirta che non si fa vedere per la privacy, eh. 8 anni, però le idee chiare. Vieni qua, ci tenevo a salutarvi, senza politica, senza robe strane, qualche minuto. No, non è necessario che tu ti faccia vedere perché i minori vanno tutelati, ma la manina ci può essere. Saluta tutti i bimbi della tua età. No, non mettermi la mano in faccia. Saluta le bimbe e i bimbi che ci sono, tutti i bimbi delle elementari che hanno voglia di tornare a scuola, tutte le insegnanti, le professoresse, le maestre, i presidi, i bidelli, tutto il fantastico mondo della scuola, tutto il popolo della scuola, sperando che il 2021 accompagni la signora Azzolina da altre parti, con altri ruoli, senza che debba continuare a occuparsi male di quella che è la colonna del nostro paese, cioè la scuola. Auguri, auguri, ne abbiamo bisogno, è stato un anno terribile, in molti hanno perso qualche parente, qualche amico, qualche collega, e quindi questo 2021 ci vedrà sicuramente correre, costruire, edificare, unire nel nome della salute, del lavoro, della scuola, della sicurezza, della bellezza, del futuro di questo straordinario paese che è l'Italia, che con tutto rispetto ha poco da invidiare ad altri paesi che vengono a farci la lezione. Un pensiero particolare a chi lavora anche stasera, anche al popolo, al lavoro la sera dell'ultimo dell'anno. Metto gli occhiali perché ci terrei anche a salutare qualcuno di voi. Saluto Olga, saluto Carmelo, saluto Michael, saluto Tony. Saluto Shaquille, saluto Franca, ti mando mia suocera, una campionessa di burraco. Occhio, Francesca e Riccardo, arriva la suocera di Franca che pare essere campionessa di burraco, quindi lo diciamo al ministro degli interni, non ci sono assembramenti, siamo in quattro, quindi tutto sotto controllo. Ci tenevo a dirvi grazie, grazie per aver fatto crescere questa pagina, grazie per le proposte, le idee, contributi, i suggerimenti, grazie per le critiche, anche quando sono evidentemente pacate, fondate, che servono a costruire, a suggerire, a migliorare, e io vi garantisco che ci metterò l'anima in questo 2021. Saluto Marcello Cuttitta, grande uomo di rugby e di sport, saluto Mario, saluto Rosa, saluto anche i milioni di italiani nel mondo. In questa pagina ci sono ormai quasi 4 milioni e mezzo di amiche e di amici, molti sono all'estero, dal Sud America al Belgio, alla Svizzera, alla Germania, alla Russia, all'Albania, grazie ad Alex, grazie a Mara, grazie a Stefano, grazie a Giuseppe, grazie a Lino, carichiamo le batterie perché il 2001 deve essere un anno di corsa, di fiducia, di sorriso, di speranza, di comunità. È frustrante chiudere quest'anno con le beghe fra Conte e Renzi e aprire l'anno che arriva con le beghe fra Conte e Renzi. L'Italia merita di più, merita progetti che guardano lontano per i nostri figli, per i nostri nipoti. Saluto Stefano, saluto Sandro, c'è tutta Italia, saluto la Ale, saluto Mario, saluto Luisella, vedo che ci scrivono dalla Sicilia e dal Veneto, dalla Lombardia e dalla Puglia. È un ultimo dell'anno un po' particolare, c'è qualche botto qua a Roma, qua siamo a Roma Nord, c'è qualcuno che spara a petardi, però 22, coprifuoco, Nisba, la libertà, dicevamo, la salute, il lavoro, la scuola, la sicurezza, la bellezza e la libertà. Con questa riflessione vi voglio salutare perché è la serata da dedicare a voi, ai vostri cari, ai vostri amici, soprattutto a chi è solo. Un pensiero particolare a chi è solo e in difficoltà durante l'anno ed è maggiormente solo in difficoltà alla fine dell'anno. La libertà, dicevamo, che significa libertà di
scegliere la scuola per i propri figli, libertà di stampa, libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di impresa senza burocrazia, senza tasse, senza lotteria degli scontrini, senza chiusure ingiustificate, libertà di cura, il che vuol dire che i milioni di persone che vorranno vaccinarsi avranno il diritto di vaccinarsi rapidamente e in sicurezza, senza arrivare per ultimi, senza che chi ha dei dubbi o ha idee diverse debba essere processato, indagato, licenziato, additato. Liste di proscrizione ci porta indietro ad anni bui. La salute sta a cuore a tutti e ringrazio la comunità scientifica, ringrazio i medici, gli infermieri, i volontari del 118 che anche in serate come queste stanno dedicando tempo, anima, cuore, passione e vita al prossimo, la libertà. La libertà non è in vendita, la libertà non ha prezzo, la libertà non si cancella per decreto. Questo era, è e rimarrà un paese libero, fiero, orgoglioso, amici di tutti, ma servi di nessuno. Sia ben chiaro, questa è l'idea mia, della Lega e del popolo che in questo paese ci crede e in questo paese vuole veder crescere, lavorare, mettere su famiglia, mettere al mondo dei figli, le nuove generazioni. Saluto Enzo, saluto Franci, saluto Francesca, saluto Mariella, sono le 22:19 di questo terribile, sfigatissimo 2020, ecco, il mio pensiero va ai 400.000 bambini che sono nati, nonostante tutto e nonostante tutti in quest'anno, quindi un abbraccio particolare alle neomamme, ai neopapà, ai nonni, alle nonne, ci siamo, mai perdere la speranza, mai perdere la fiducia, mai perdere la voglia di combattere, di sorridere, di superare i problemi. Si cade, ci si rialza. Io ci metto l'anima finché il buon Dio ci dà entusiasmo, cuore, forza e salute, non mollo e non molliamo mai. Chiudiamo l'anno con la Lega che corre, che ha conquistato regioni, che ha conquistato comuni e contiamo, anzi sono sicuro, che torneremo presto al governo per dare agli italiani quelle risposte che gli italiani si meritano e si aspettano da noi. Adesso, Mirta, vieni a fare il ciao finale senza farti vedere, vieni con la manina perché c'è la privacy e salutiamo Milva, salutiamo Giziana, Giuseppe, Rita, Antonio, Anna Maria, io non mollo, tranquilli, possono attaccare, possono processare, possono indagare, possono insultare. Oggi leggevo su Repubblica che secondo la loro ricerca sarei il più odiato dopo Trump al mondo, addirittura. Odiare, che brutta parola, che brutta parola. Uno può condividere o non condividere, può essere d'accordo o in disaccordo, ma l'odio lasciamolo agli altri, non perdiamo tempo con l'odio. La vita è così bella e così breve che non merita che perdiamo ore, minuti, giorni, settimane a odiare qualcuno. Io non ho nemici, non ho nemici, non ho nemici, non odio nessuno, ho avversari, ho persone di cui non condivido le idee, le battaglie, ma alle idee contrappongo altre idee, non processi, non minacce, non odio, anche perché i bimbi altrimenti che in che mondo crescono? Tu stai guardando di me contro te anche stasera, no, ma questo non è il ciao, questo è il casello, è lo stop, riesci a fare un ciao? E che il buon anno, riesce a far sentire anche la voce, buon anno? Buon anno. Buon anno, ecco, lasciamoci alle spalle sto disgraziato 2020 e con Suha, con Concetta, con Gabbia, con Giuseppina, con Anna Alice, con Alessandro, con Luisella, avanti, avanti, in alto i cuori, presepe alle spalle e alla vostra salute. Chiudo con questo, niente champagne. Siamo in Italia, mangiamo italiano, compriamo italiano, vestiamo italiano, beviamo italiano, un goccio di mirto, un dito, tanto stasera non si guida, stasera siamo chiusi in casa. A Elena, a Emanuela, a Roberta, a Nino, a Igor, a Lorenzo, ragazzi, ma tutti su Facebook, dai, vabbè che guardando cosa c'è in tele stasera, la scelta è, non so se voi stiate scegliendo, c'è Rai 1, in questo momento Nino Frassica vestito da faraone, o Canale 5 col Grande Fratello VIP. Vabbè, stiamo a giocare coi figli. Prima ho giocato a Memory con la Mirta, mi stava battendo. Io ho 47 anni.
lei 8 anni, ho vinto 7-6. Quindi vuol dire che bisogna impegnarsi. Adesso vado a vedere là il torneo di Burraco come sta andando. Auguri Ivan, auguri Alessandro, auguri Max, auguri Giusi, auguri Sofia, auguri Elena, auguri Max che fa gli auguri anche alla piccolina, auguri Gabriele, auguri Roberta, auguri a tutti coloro che hanno scommesso sulla vita, sui figli, sulla famiglia, sulla bellezza, sulla comunità e sulla comunione. Alla vostra, amici, lasciamoci alle spalle i disastri del 2020 e accompagniamo il 2021 nelle nostre case, nelle nostre scuole, nelle nostre aziende, nelle nostre fabbriche, nei nostri ospedali. Dipende da noi, Il futuro non è in mano del destino. Certo, c'è il buon Dio per chi crede, che vigila su di noi e ci regala giorni, mesi, anni di vita, però il futuro è in mano nostra, non deleghiamolo ad altri. Quindi auguri Ivan, auguri Barbara, auguri Graziano, auguri Max Panizzut dal Friuli e auguri anche a chi ci vuole male, che anche la sera dell'ultimo dell'anno ha tempo da perdere per venire qua a insultare, a criticare. Ma buon Dio, non avete una famiglia, un marito, una moglie, dei figli, niente. Ma no, basta tutti me contro te, dai. Comunque, alla salute anche di chi evidentemente vive del riflesso degli altri. No, grazie. No, ma questi sono vuoti. Questi sì, mi hai già fatto lo scherzo ieri, sono gli occhiali vuoti, mentre il papà è presbite. No, ma se mi metti questi non vedo più. No, non sono cieco. No, adesso ci vedo, ho la mia età. E un pensiero in particolare, sei vecchio, bimba, cresci, 47 anni, classe di ferro, 1973, un pensiero particolare, e chiudo con questo, e ringrazio il presidente Mattarella per aver ricordato anche questo popolo troppo spesso dimenticato, al popolo dei disabili, al popolo di chi ha bisogno di qualcosa in più, al popolo dei bimbi speciali, dei ragazzi speciali, dei ragazzi autistici, un pensiero ai loro genitori, per cui la didattica a distanza non esiste e la presenza, la maestra, la carezza, l'abbraccio, il sorriso dei compagni di classe è fondamentale. Quindi un augurio particolare a questi 6 milioni di italiani che troppo spesso il governo dimentica, non vedenti, non udenti, disabili psichici, disabili fisici. Non ci sono italiani di serie A e italiani di serie B, studenti di serie A e studenti di serie B, lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Uniamoci, viva il 1973 e, come si dice a Milano, vada via i pe, sono stato educato, vada via i piedi, vada via i ciap, insomma, a questo 2020 che ci lasciamo volentieri alle spalle. Costruiamo insieme un 2021 bello, sereno.